Bene ragazzi, oggi vediamo un altro tutorialino per creare delle immagini d'effetto come quelle che si vedono spesso online, cioè con l'effetto bokeh, quei pallini che normalmente per ricrearlo ci vorrebbero delle lucine messe in un piano differente dal piano focale per creare lo sfocato. Noi l'andiamo a fare fake, l'andiamo a fare finto e useremo Snapseed, quindi per creare immagini da così a così. Vediamo come si fa. L'immagine che useremo è stata sempre presa da Unsplash, che è il sito che preferisco in assoluto quando mi serve qualche immagine da utilizzare per qualche tutorial o per altri motivi, tanto la licenza è gratuita, diciamo, è possibile utilizzarlo anche per fini commerciali. Quindi che cosa facciamo? Apriamo innanzitutto Snapseed e ci andiamo ad aprire l'immagine che abbiamo scaricato. Eccola qui, questa è l'immagine che ho preso da Unsplash. Cosa dobbiamo fare fondamentalmente? Dobbiamo andare a sovrapporre quell'effetto di pallini che rendono l'immagine un pochino evanescente, rendono l'immagine un pochino più romantica. Esistono delle app che lo fanno già di suo, quindi dei filtri che vengono applicati in automatico in maniera molto più semplice, però vi faccio vedere, nel caso voi abbiate una texture che vi piace particolarmente e la vogliate sovrapporre, come si fa facilmente con lo smartphone. Quello che dobbiamo fare è andare in strumenti e andare in basso su esposizione doppia, e qui troviamo un'immagine col più che va a indicare appunto l'aggiunta di un'immagine. Io ho scaricato un paio di texture, ma lo rifacciamo, basta andare direttamente online e cercare texture bokeh, cerca, andare online e vi compariranno delle texture che potete utilizzare. Ovviamente mi raccomando, cercate delle texture che siano utilizzabili senza andare a violare il copyright. Qui ora ne useremo una a caso soltanto per una questione didattica e vado a prenderne una che ho già scaricato. Prendo questa qui, pam, il gioco è fatto, è praticamente già fatta. L'unica cosa che dobbiamo fare è andarla ad aggiustare con due dita per zoomarla oppure spostarla con un dito. Andiamo a scegliere la posizione che ci interessa. Possiamo scegliere anche il tipo di fusione che c'è sull'immagine col tasto centrale, dove c'è questa sorta di mazzetta colore. Noi andiamo a scegliere qui, in questo modo in automatico mette aggiungi, che è quella migliore quando c'è un fondo nero, così vi permette di aggiungere l'immagine soltanto per le parti chiare, veramente efficace. Oppure possiamo andare su schiarisci, che va leggermente a scurire, sempre utilizzando delle texture dove il fondo è nero e abbiamo il bokeh illuminato. Io ovviamente preferisco aggiungi perché dà molta più luminosità, e in più possiamo anche andare a regolare mixando la percentuale di luminosità da dare alla texture oppure all'immagine sotto, in questo modo cliccando sulla goccia riempita a metà. In questo modo possiamo scegliere la luminosità della sovraesposizione, se al minimo, al centro è ben bilanciata, se andiamo al massimo si va a coprire perché va a dare più opacità sulla parte nera. Se ci manteniamo al centro è perfetta, è quello che vogliamo, diciamo, il risultato che vogliamo ottenere. Quindi siamo riusciti a raggiungere questo risultato semplicemente utilizzando due o tre clic e utilizzando Snapseed. Andiamo ad esportare l'immagine, salva una copia, altrimenti poi la va a sovrascrivere e il gioco è fatto. Questo è tutto ragazzi, velocissimo anche stavolta, io spero di essere rimasto anche stavolta sotto i 5 minuti. Come sempre, se il video ti è piaciuto lascia un like, se ancora non sei iscritto, iscriviti. Noi ci vediamo alla prossima puntata.